Vediamo quante leggendarie troviamo. Da lunedì io non ho aperto Hearthstone in modo che adesso ci diano la leggendaria omaggio. Le due leggendarie omaggio. Le buste. Quindi tutto quanto insieme a voi. Lo Accomodati se trovi una sedia. farò, Gianluca. Grazie. Ciao Endymion, tutto bene, grazie. L'espansione Operazione Apocalisse è ora disponibile. Grazie. Thank you, Sir Jeffers. Grazie. E siamo a una. Abbiamo trovato Dottor Boom. Manco a chiederlo. Perfetto. Ok, il Boomzooka di Flark. Ok. Let's go, guys. Mune. You know me. Che bello, nessuno aveva detto la 113. Dai, dammi la leggendaria con furtività che non vuole un cazzo di nessuno. Via. No, Maestro Boomflark, ok. Niente. 84, ragazzi. Dai, sono Italia, dice l'84. E il Fred. Mune. Oh, bravi il Fred, Italia Ocasis, bravi. Allora, normalmente trovo sempre la leggendaria del Warlock e normalmente la trovo dorata. Me la vuoi fare trovare di nuovo? Robocoon. Robocoon! Cthulhu, 83 per Tinka. Yes, il kiwi. Loop. E Lucago. Rara, comune, comune, comune. Grazie, ragazzi. E ci voleva tanto. Dai. Non lo so. Leggendaria di classe del ladro. Fammene trovare una per un'espansione. Melmo. Melmo il melmoide. 65. Satrum e Gennaro. Che cazzo, alleluia. Per un sacco di gente, anche Jojo. Bavini, dai, quello che vuoi. Soggetto 9, va bene. 45. Doppia rara, ma niente di più. 43, avevo visto che ci si buttava tondini. E limbo. Ops, non volevo aprirla. Vabbè, Elettra d'Esta Tempesta, bravi ragazzi! Brava Marta! Bravo Swaimons! Dai, noi riusciamo a trovare ancora tipo 3 o 4, per favore. La 9 a destra, dice lui. Già che ci conta. Non a destra, ma. Va bene, va bene. Cioè, questo qua è proprio il PT timer. Via, su. Il mucco glorioso. Abbiamo trovato Melmo, il mucco glorioso di Melmo. Va bene. Bravi Joseph e bravo Cormorano. Bravo Schio e bravo Seraxel. Via. La 8. Chix e Dottor Gastrea. Epica. Bravi raga! Bravi ragazzi, bravo Vincix, bravo Dottor Gastrea e bravo Archer. Allora, dice Zillax addirittura. Doppia epica e una leggendaria. Zillax, dici, Archer? No, la galassia portatile di Luna. 5. La 1 per Loffy, fascia bassissima per Teminato Nani. Nella 1 in basso a sinistra, c'è cioè un'epica. Ok. Che tristezza. Niente, abbiamo trovato poca roba. Ma io farei anche così. Che ne dite?
Però voglio capire se le volete davvero. Sono un re, Jagras. Posso permettermi questo ed altro. Ah! La Tauro, spendere 70 euro su Ars. Beh, è un passatempo tipicamente maschile. Vadi, non ci cischi. Ma Totoro, io potrei. Però mi dove... Voglio, voglio sentire il popolo. Voglio la plebe che si innalzi. Facciamo un sondaggino mentre facciamo la cosa. Allora, il Sire dovrebbe spacchettare 70 euro di buste. Opzione 1, sì. Sì, poiché è lo re. No, oibò. Così abbiamo anche le opzioni che fanno rima. Via, vediamo com'è andato il poll. Direi che il sì perché lo re ha vinto un po'. Quindi, per dimando popolare, per me non c'è problema. Let's go. Qui però ho bisogno di tutta la vostra concentrazione. Ho bisogno di tutta la vostra fede. Sta fermo tu. Sto facendo un discorso. Anzi, dov'è? Sta fermo. Con te ci vediamo tra poco. Non rompermi le palle. Ci sono più pacchetti educati di una volta. Oh. Quello di Frozen Throne non rompeva così tanto le palle. Quello io ho trovato leggendari su leggendari. Dicevamo, ho bisogno di tutto il vostro sostegno, la vostra forza, la vostra fede e la vostra gentiltudine. E per buona sorte, facciamo così. Facciamo così. Per portare buona sorte, direi. Ma diamoci un tono. Forza, supera la 60. Bravo. 59 in alto, in comune costo 4. Va bene, Midway, controlleremo. Ah, lo spostamento nobiliare, ma un passatempo tipicamente maschile, Cormorano. 56 per umilissima, dice Roxcam. Ah, beh. Epic è in alto. No, giuro Gino, abbiamo trovato una leggendaria. Jabba the Hutt. Oh, un tappatura, va solo. Benvenuto tra i membri dello squadrone della morte e benvenuto nel mio regno. Ah, una leggendaria qui. Una leggendaria di qua per caso? No, una, ma una basta, direi. Vai. Mi dia, non lo so, mi dia frizzabundorato, via. La scruta stelle luna. Va bene, me la faccio bastare. La desideravo per provare un nuovo sparo mage. Su. Carta in basso a destra, dice Jens il Kiwi. No, Jens, un pacchetto piuttosto plebeo e proletario. Almeno epica, 47 in alto. Azura, ma io non voglio queste scommesse da persona che non può permettersi di spendere almeno 20.000 euro a Monte Carlo. Ma che cosa siamo? Siamo forse nobilotti di periferia? Ma assolutamente no. Quindi voglio puntate signorili, nobili, altolocate, arcivescovi scontantinopolizzatevi. No, vedete, le buste annusano il sapore di tasse che il volgo deve pagare per permettersi queste bustine. 43, il mio regno per la 43. Il mio regno non si scommette con così per poco così poco, Matteo. Questi qui sono solo balocchi ludici per gentili nobili uomini. un quadrilioncino rimasto nel portamonete. Va bene, Jabba the Hutt, me lo ricorderò. Quindi la prossima è per lei, signor capo della digita dei mercanti, o qual è la sua occupazione attuale. No, mi dispiace, signorata, la sua fortuna non l'ha accompagnata così come di fronte al pozzo di Sarlacc. La 31 era stata prenotata da Madamigella, Luce Luna e da Gino, quindi mi aspetto il massimo. Però Gino porta sfortuna e lo abbiamo appurato. Sono preoccupato per questo pacchetto.
Gino, hai inficiato la buona sorte portatami da Luceruna. Mai più, sia mai, Gino. Mi vedrò costretto a rimuovere i tuoi privilegi. Per la 30, per Glitchery e per Matos e Killia. Ah, la leggendaria nei pacchetti. Solo una purtroppo, ma va bene, ce la faremo bastare. Signori, l'armata di cloni di Zerek. Va bene, andiamo avanti con la 29 per Bomboclat. Forza, su, allieti questo nobiluomo che è qui soltanto per divertire e intrattenere la plebe. Su, 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 un 28. Ah, chi voleva il 28? Il fan ha deciso il 28. Ma è ovvio, ho detto che sono qui per i fan. Ed è giusto che... mi sembra più che giusto. Ah, ma aspetta, ma io sono anche Pirlotto. Io potevo fare questo, mettere in reputazione solo la sinfonia di Sider. Ma bene, ma una rara, un epico, una leggendaria. Il fan, hai fatto proprio cerchio. Via! Abbiamo trovato l'esperimento, adesso troviamo chi compie l'esperimento. Complimenti, ben fatto il fan, mi congratulo con lei. Sempre benvenuto nel mio regno. 27, MDM, 27 in alto, Shinji, 27 mai perdette. Mi piace la rima, la approvo, ma... ahimè, Shinji. La prego di ritornare in quell'essere robotico e di grandi dimensioni all'istante. P25 per Natsu, ben ritrovato. Per noto la 25 dice Alager. Giulio, è inutile che lei venga qui a gufare. Io ho Alager che mi porta buona sorte. E anche Xavier e Natsu. Che bello, sono veramente contento della corte che mi circonda oggigiorno. Elemento instabile di mira, perfetto. Per una volta troviamo una leggendaria del ladro senza doverla craftare. Per la 24, Grizzalo. Una battuta di caccia in Grosseto per la 16. No, Matteo, la battuta di caccia. Piuttosto andiamo a berci del vino in una grolla a Monte Carlo. Ah, osti di Monte Carlo, brindiamo insieme alla tauromachia. Due belle fette di salame e andiamo avanti. Per la 15, Frappa Pippo. De 5, Sire, questa volta magari senza Gino. Ok, la 5 sarà solo tua, madama. Per la 13, Rizlage. Rizlage e anche Sirio. Complimenti, il principato di Frosinone per la 3. Abbiamo trovato il principato di Frosinone, ma è sempre un piacere. Principato di Frosinone ci offrirà che cosa? Riforgia cristalli Kangor, va bene, va bene. Ho scommesso con Gallowix che c'era, non posso perdere, ma non si scommette con la plebe che si innalza. Ma dove andiamo a finire? Ma lei deve soltanto giocare ai giochi di scommesse. Guardate, con gente con sangue blu come lei. Per la 7, Konami sulla 7, troppo tardi Corbari, non utilizziamo, sapete perché non ci ha portato bene il Konami Code? Perché adesso la Konami fa cagare, perché è una merda, perché hanno licenziato Kojima e hanno buttato in macerie un sacco di serie fichissime. Quindi mai più Konami Code all'interno di queste live. Dicevamo, torniamo a noi. Per la 7... la 5 è solo ed esclusivamente di Luce Luna, perché mi sembra duopo. Ma da Migella, mi porti bene. Ma da Migella, vedete? L'equazione ma da Migella Luce Luna meno Ginox porta alla leggendaria e a una rara che non guasta mai. Sentiti in colpa, Gino, per aver portato sventura prima. Dottoressa Morrigan, ah, ma... Morrigan. Scusate, ogni volta che pronuncio il nome di Morrigan mi viene un sussulto. Chi ha giocato Dragon Age ben saprà. Well, well. What have we here? The leader of the new Inquisition. Fabled herald of the faith. Delivered from the grasp of the Fade by the hand of blessed Andraste herself.
È improbabile ormai sperare in una leggendaria nelle ultime tre bustine, ma noi siamo nobili uomini e lo facciamo comunque. La 3! Scelga la 3! Lo farò, Betullo! Mi dispiace, ma magari con la 3, scelga la 3, andremo sulla 2. Vedremo, tondini. Anche il Fred. Epica, comune. Vedete? Perché quando un gioco così come Hearthstone percepisce che c'è un nobile di fronte che non ha bisogno di questi mezzucci per ottenere, come sapete la legge del XXI secolo dell'economia dice che chi è ricco è più facile che diventi più ricco, e quindi il gioco dice: ma questo è un nobiluomo, corbezzoloni, ma è un uomo di sangue blu, ha sottomesso un gioco in tempo di pace, ma allora diamogli un'altra leggendaria, perché no? Non ti azzardare nemmeno, Blizzard. Non fermare un nobiluomo in ascesa. Grazie, Mira. È sempre un piacere vederla. Per l'ultima. Improbabile. Ma magari un tocchettino di culo. No, avrei chiesto troppo. Beh, direi che possiamo concludere qui lo spacchettamento odierno. Direi che abbiamo dato agio alla nostra volontà, alle nostre mire, alle nostre aspirazioni. E per questo io chiudo qui. Ok, nuova regola. Da oggi in poi, spacchettamenti. Momento nobiliare. Perché, cioè, quante ne abbiamo... Gino, tu avrai tenuto il conto. Qualcuno avrà tenuto il conto. Quante ne abbiamo trovate in 60 buste? E quante ne abbiamo trovate in 130? La differenza? Il momento nobiliare.